Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle carissime, come ci ha ricordato il canto iniziale, siamo un popolo in cammino, al quale spesso, e in questo momento in modo particolare, viene meno la forza. Abbiamo bisogno della presenza di Gesù in mezzo a noi per poter continuare il cammino e giungere alla celebrazione della Pasqua, di cui questa sera iniziamo il primo giorno del Triduo. Ringraziamo il Signore perché ci offre questa opportunità e manifestiamo in modo grande il desiderio ardente che abbiamo di celebrare, così come lo manifestò Gesù. Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi, disse Gesù ai suoi discepoli. Manifestiamo appunto anche noi questo desiderio grande, questo ardore che ci brucia il cuore nel desiderio di poter celebrare anche noi la nostra Pasqua, quella celebrazione che oggi ci è impedita dalle regole di salvaguardia che ci sono state date attraverso la partecipazione fisica alla celebrazione, ma che possiamo concretizzare seguendo la celebrazione attraverso i vari mezzi che abbiamo a disposizione. Noi vogliamo ringraziare ancora una volta Telemax perché ci offre questa possibilità e unirci in modo spirituale alla celebrazione facendo davvero un cuor solo e un'anima sola, facendo davvero un popolo uno, un'unica famiglia che loda e ringrazia il suo Signore, che prega il suo Signore perché questa pandemia cessi, perché cessino le vittime, perché siano consolati i cuori, perché ci sia forza sufficiente per tutti per andare avanti. Al Signore perciò vogliamo consegnare tutta la nostra vita, la vita dei nostri cari, dei nostri familiari, dei nostri amici. Vogliamo consegnare al Signore la vita di tutta la Chiesa e di tutta l'umanità. Al Signore vogliamo presentare le nostre intenzioni di preghiera e vogliamo presentare anche la fragilità della nostra vita, riconoscendo i nostri peccati e confessando le nostre colpe, così da poter celebrare più degnamente questa Eucaristia, così da poter vivere più santamente la nostra esistenza. Con umiltà riconosciamo i nostri peccati. Signore, che raduni i tuoi discepoli attorno alla mensa del tuo corpo e del tuo sangue, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che ti sei chinato per lavare i piedi ai tuoi discepoli, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che hai dato ai tuoi discepoli il comandamento dell'amore fraterno, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente. Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che ci hai riuniti per celebrare la Santa Cena, nella quale il tuo unico Figlio, prima di consegnarsi alla morte, affidò alla Chiesa il nuovo ed eterno sacrificio, convito nuziale del suo amore, fa che dalla partecipazione a così grande mistero attingiamo pienezza di carità e di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d'Egitto: questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10 di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il numero delle persone. Calcolerete come dovrà essere l'agnello, secondo quanto ciascuno può mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno. Potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre e lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue, lo porranno sui due stipiti e sull'architrave delle case nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco, la mangeranno con azimi e con erbe amare. Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta, è la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d'Egitto, uomo o animale. Così farò giustizia di tutti gli dèi dell'Egitto,
io sono il Signore. Il sangue sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale. Lo celebrerete come festa del Signore. Di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore, adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: questo è il mio corpo, che è per voi. Fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ogni volta, infatti, che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Parola di Dio. Prendiamo grazie a Dio. Comandamento nuovo, dice il Signore: come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Gloria a Dio, Cristo, Re d'eterna gloria.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e da Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?» Rispose Gesù: «Quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo». Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva. Per questo disse: «Non tutti siete puri». Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi». Parola del Signore. Fratelli e sorelle, eccoci qui. Anche quest'anno siamo arrivati al Triduo Pasquale, che come ci era stato annunciato il giorno dell'Epifania, è il centro, il cuore di tutto l'anno liturgico. Da questi giorni del Triduo, dalla celebrazione di questa Pasqua, dipende l'intero anno che stiamo vivendo. Certamente quando il Triduo Pasquale e la Pasqua ci sono stati annunciati, nessuno di noi, neppure lontanamente, poteva prevedere che saremmo stati chiamati a vivere così questi giorni, nelle nostre case, senza poter partecipare a queste celebrazioni che, come dicevo all'inizio, desideriamo ardentemente vivere. Allora dobbiamo cercare di comprendere in che modo possiamo viverle il più pienamente possibile, in che modo, pur non potendo partecipare fisicamente alle celebrazioni
che stiamo celebrando senza popolo, ma per il popolo, come ben sapete ormai, possiamo far portare ad esse molto frutto. Questo vuole il Signore Gesù, affinché queste celebrazioni non siano stanca ripetizione di riti che ci sono stati consegnati dalla tradizione, ma siano proprio qualcosa di vitale, che ridà vigore, forza al nostro cuore e alla nostra esistenza di uomini e donne, di credenti. Allora dobbiamo cercare di comprendere che il Signore, pur avendo scelto la celebrazione dell'Eucarestia come fonte e culmine della vita di ogni credente e dell'intera comunità, dell'intero popolo, non ha scelto questo come l'unico modo per essere presente in mezzo a noi. La Chiesa, per dirla con una espressione di Don Tonino Bello, vescovo santo, non è soltanto la Chiesa della Casula, questa, la Chiesa che celebra il Signore nelle sue varie modalità, in modo particolare nella Santa Messa. La Chiesa non è nemmeno soltanto quella del lezionario, questa, la Chiesa cioè che annuncia la parola del Signore. La Chiesa è anche la Chiesa del grembiule, la Chiesa del servizio, la Chiesa della carità. E se quest'anno la Chiesa della Casula è proibita per la stragrande maggioranza di voi, non sono proibite né la Chiesa del lezionario, cioè la Chiesa della parola, né la Chiesa del grembiule, cioè la Chiesa del servizio, la Chiesa della carità. È in questi altri due modi, la parola e la carità, il servizio, che noi dobbiamo scoprire la presenza di Gesù e anche la possibilità di realizzare ancora una volta e di vivere nuovamente l'alleanza nuova ed eterna che il Signore fa con noi e che siamo chiamati a rivivere continuamente. Gesù ce lo ha detto durante l'ultima cena: fate questo in memoria di me. Cerchiamo di capirla bene questa cosa, fratelli e sorelle, perché capire questo significa dare anima al rito, significa dare significato grande al rito che stiamo celebrando. Probabilmente molti di voi conoscono il Piccolo Principe. In essa, una volta, la volpe, parlando con il principe, disse: ci vogliono i riti. E il principe, incuriosito, domandò alla volpe: cosa sono i riti? E la volpe rispose: il rito è ciò che rende un'ora diversa dalle altre ore, un giorno diverso dagli altri giorni. Quella sera in cui Gesù celebrò per la prima volta l'Eucarestia, istituì il sacerdozio e ci diede l'esempio di un amore che arriva fino in fondo attraverso il gesto della lavanda dei piedi, quella sera Gesù fece un rito che rese diversa quell'ora, che rese diverso quel giorno, e rendendo diversa quell'ora e quel giorno, ha reso diversa la vita nostra e la vita del mondo intero, qui ed ora, ieri e domani. Per sempre Gesù ha reso diverso il nostro esistere, ha resa diversa la nostra vita. Quel rito, quell'alleanza nuova ed eterna, quella presenza nell'Eucarestia, nel pane e nel vino, quella presenza nella lavanda dei piedi, quella presenza attraverso gli apostoli diventati sacerdoti,
rendono nuova la vita di tutti per sempre, proprio perché continuiamo a fare tutto in memoria di Lui. E l'importanza di quell'ora, l'importanza di quel momento ci è data dallo spazio che ad essa dedica il Vangelo di Giovanni, quello che abbiamo letto, quello che stasera abbiamo ascoltato nei primi versetti del capitolo 13. Come vi ho già detto domenica delle Palme, vi invito ancora a riprendere questo testo e tutti i capitoli che Giovanni dedica all'ultima cena. Ad essa, all'ultima cena, Giovanni dedica ben 5 capitoli, dal capitolo 13 al capitolo 17 compreso. Un quarto del suo Vangelo Giovanni lo dedica all'istituzione dell'Eucarestia e del sacerdozio, al servizio di Gesù che ama fino in fondo, fino alla fine. È qui la nostra sorgente, fratelli e sorelle, è qui il culmine della nostra vita. Comprendiamone l'importanza. Comprendiamo l'importanza dell'Eucarestia, comprendiamo l'importanza del sacerdozio ministeriale, comprendiamo l'importanza del servizio che manifesta l'amore fino alla fine. Il segreto di tutto è proprio questo, comprendere che l'Eucarestia, il sacerdozio, la carità sono tutte manifestazioni di un amore capace di giungere fino in fondo, fino alla fine, e che se ci è impedita la celebrazione dell'Eucarestia nelle nostre chiese, non ci è impedito di vivere l'amore fino alla fine dove ci troviamo, cioè in casa. Quello che non possiamo fare nella chiesa abituale lo possiamo fare nella chiesa domestica. Perché come ci ricordava nel documento Familiaris Consortio San Giovanni Paolo II, patrono e protettore di ogni famiglia, nel matrimonio il Signore ripresenta, rappresenta, rende efficace tutto ciò che è accaduto sulla croce, e cioè appunto il dono della vita fino alla fine. L'amore che è capace di donare la vita stessa, ciò che nel rito era stato vissuto la sera del Giovedì Santo, quello che stiamo facendo noi oggi, adesso, ciò che si è concretizzato il Venerdì Santo sul Calvario, si può realizzare, vivere in tutta la sua pienezza attraverso il matrimonio, attraverso il vivere questo nella chiesa domestica. Allora impariamo ad amarci fino in fondo, impariamo a lavarci i piedi gli uni gli altri, come Gesù ci ha detto di fare nel Vangelo che abbiamo appena ascoltato. Non è facile celebrare nelle chiese. Molte volte le nostre assemblee sono stanche, sono ripetitive, non ci trasmettono la vita. Sembra che manchi quel desiderio ardente che probabilmente invece quest'anno stiamo sentendo nel profondo del nostro cuore. Non è facile nemmeno per me, per chi celebra con me questa messa senza la vostra partecipazione, fratelli e sorelle. Non è facile davvero celebrare in una cattedrale vuota, ma questa celebrazione così complessa quest'anno ci aiuti a desiderare di viverla nuovamente il più presto possibile, ma ci aiuti a celebrarla nella vita quotidiana, quell'alleanza nuova ed eterna che quella sera Gesù ha realizzato e che in ogni Eucarestia si ripresenta, si realizza nuovamente, la dobbiamo
concretizzare e realizzare pienamente proprio nella vita di ogni giorno. La vita matrimoniale, la vita familiare è proprio questo, realizzare l'alleanza nuova ed eterna di un amore capace di donarsi fino alla fine. È difficile farlo perché è difficile lavare i piedi ed è difficile anche farseli lavare. È difficile, umiliante lavare i piedi. Pensate che gli schiavi ebrei non potevano essere costretti a lavare i piedi dei loro padroni. I piedi dei padroni li potevano lavare solo gli schiavi stranieri. Il popolo degli ebrei, proprio perché aveva sperimentato la schiavitù, lo abbiamo ascoltato nella prima lettura, ma il popolo degli ebrei, che però era un popolo libero perché figlio di Dio, figlio di Abramo, non poteva essere costretto a lavare i piedi. Ma quello che non poteva essere imposto come un dovere, poteva essere fatto come gesto d'amore. La sposa poteva lavare i piedi del suo sposo, i figli potevano lavare i piedi del loro papà, per amore, non per costrizione. E Gesù ci dà anche un esempio più grande, anche lo sposo, lui può lavare i piedi della sua sposa, la Chiesa, rappresentata quella sera dagli apostoli, riuniti intorno a lui. Era difficile lavarli, Gesù si toglie le vesti, cioè si toglie la tunica e resta nella tenuta degli schiavi, praticamente nudo. In quella condizione si piega fin sui piedi dei suoi discepoli e lava loro i piedi. Ma è difficile farseli lavare e Pietro ce ne dà testimonianza. Tu non mi laverai mai i piedi. Non aveva compreso il significato di quel gesto, che non era semplicemente un gesto di umiltà, che noi quando celebravamo normalmente rappresentavamo lavando i piedi ai bambini della prima comunione o ad alcune persone che potevano rappresentare la comunità, o come ha fatto il Papa negli anni passati, andando nelle carceri e lavando i piedi ai carcerati. Il gesto di Gesù non esprime soltanto umiltà. Il gesto di Gesù esprime la presenza di Dio e l'identità di Dio in mezzo a noi. Pietro, negando a Gesù la possibilità di lavargli i piedi, negava la nuova identità del Dio che Gesù stava manifestando, un Dio amore, un Dio che non si lascia servire ma che si mette al servizio, che non vuole sacrifici ma che offre in sacrificio il Figlio per la nostra salvezza, per la nostra vita. Questo Pietro ancora non lo aveva capito e per questo Gesù gli dice: se tu non accetti di farti lavare i piedi, tu non potrai far parte con me di questo regno nuovo che io stasera sto realizzando nel rito e che domani sulla croce realizzerò concretamente e definitivamente. Anche noi a volte facciamo fatica ad accettare il Dio che ci ha presentato Gesù, un Dio che ci è padre, un Dio che ci è madre, un Dio che ci ama fino in fondo, un Dio che si fa nostro servo, perché forse come Pietro intuiamo che se questo lo fa Dio, dobbiamo farlo anche noi. Del resto Gesù lo dice: come ho fatto io, così fate anche voi. Dobbiamo essere tutti in grado, fratelli e sorelle, di toglierci le vesti, di restare nella tenuta dello schiavo, di metterci al servizio. Quella cenere che ci è stata messa
sulla testa il mercoledì delle ceneri deve farsi concretezza proprio in quest'acqua che noi versiamo sui piedi delle persone a cui laviamo i piedi. Gesù lo fa per tutti, lo fa per Pietro che rappresenta l'autorità e quindi gli insegna che l'autorità è servizio, lo fa per Giuda che è il traditore e quindi ci insegna che l'amore deve essere gratuito, deve essere capace di perdono per essere vero. Lo fa nei confronti di Bartolomeo, colui che Gesù stesso aveva definito come un israelita in cui non c'è falsità, una persona bravissima, una persona che non commetteva errori, ma che forse aveva nel cuore un pizzico di presunzione. Lo fa per Filippo, che non aveva capito che chi vede Gesù vede il Padre, e lo fa per il nostro San Tommaso, che aveva detto andiamo anche noi a morire con lui, ma che poi come tutti sarebbe fuggito e che avrebbe manifestato anche la sua incredulità. Se non vedo, non credo, se non tocco, non credo. A tutti, dal primo all'ultimo, Gesù ha lavato i piedi e questa sera simbolicamente li lava a me e a tutti voi, fratelli e sorelle, per insegnarci che dobbiamo fare lo stesso. Dobbiamo fare lo stesso in casa, in famiglia, con coloro che abbiamo al nostro fianco in questi giorni, lo dobbiamo fare con chiunque incontreremo in seguito. In questo modo l'Eucarestia potrà essere ardentemente desiderata e in questo modo l'Eucarestia, quando la potremo ricevere sacramentalmente, diventerà esplosiva per noi. Farà di noi davvero delle creature nuove, delle creature che hanno sperimentato la risurrezione, delle creature che sono state rinnovate completamente da Cristo. Ma questo desiderio incredibile che oggi abbiamo nel cuore ci porti a vivere la presenza di Gesù nella parola, la presenza di Gesù nei fratelli e nelle sorelle, verso i quali dobbiamo manifestare la nostra carità, verso i quali dobbiamo testimoniare il nostro servizio, l'amore che arriva fino in fondo. Così vivremo la nostra figliolanza, il nostro sacerdozio battesimale, così anche noi sacerdoti vivremo in pienezza il nostro sacerdozio ministeriale. Signore, tu ci hai invitati a fare con te della nostra vita un dono d'amore per i fratelli. Per questo apriamo il nostro cuore al rendimento di grazie e insieme diciamo: donaci, Signore, il coraggio di amare. Donaci, Signore, il coraggio di amare.
hai comandato ai tuoi discepoli di celebrare l'Eucarestia in tua memoria per rendere presente il mistero pasquale. Ti affidiamo il ministero del Papa e di tutti i ministri della Chiesa affinché siano sempre fedeli a questa grande vocazione. Preghiamo. Donaci, Signore, il coraggio di amare. Ti offri al tuo popolo come pane di vita. Infondi in coloro che ci governano, nei responsabili delle istituzioni e in coloro che sono al servizio del bene comune, lo sguardo puro del tuo amore che si dona con limpida generosità. Preghiamo. Donaci, Signore, il coraggio di amare. Hai dato a noi la tua vita con amore infinito, rispondendo al tradimento con la potenza della misericordia. Sostieni chi è deluso, chi si sente offeso e tradito, chi fatica a perdonare e a risolvere antichi conflitti. Preghiamo. Donaci, Signore, il coraggio di amare. Ci hai riuniti per celebrare la Santa Cena, memoriale del tuo sacrificio sulla croce. La comunione con te ci renda nuovi e liberi di abbracciare cammini di speranza per testimoniare a tutti il tuo amore. Preghiamo. Donaci, Signore, il coraggio di amare. O Cristo, che ti sei fatto servo per amore, aiutaci a credere che la vittoria non si ottiene con il conflitto e la violenza, ma nell'umile dono di noi stessi, con te che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, allo de gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Concedi a noi, tuoi fedeli, o Signore, di partecipare degnamente ai santi misteri, perché ogni volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio del Signore si compie l'opera della nostra redenzione. Per Cristo,
nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente e misericordioso, per Cristo Signore nostro. Sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio perenne. A te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di perpetuare l'offerta in sua memoria. Il suo corpo, per noi immolato, è nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue, per noi versato, è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero del tuo amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo, per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare questi doni, di benedire queste offerte, questo santo e immacolato sacrificio. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace e la protegga, la raccolga nell'unità e la governi su tutta la terra. Con il tuo servo, il nostro Papa Francesco, con me, indegno tuo servo, e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti i presenti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode. E innalzando la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo il giorno santissimo nel quale Gesù Cristo, nostro Signore, fu consegnato alla morte per noi, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo Sposo, i santi apostoli e martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone, Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano,
Lorenzo Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano, e tutti i santi, per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, l'offerta che ti presentiamo, noi, tuoi ministri e tutta la tua famiglia, nel giorno in cui Gesù Cristo, nostro Signore, affidò ai suoi discepoli il mistero del suo corpo e del suo sangue perché lo celebrassero in sua memoria. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge degli eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale e perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. In questo giorno, vigilia della sua passione, sofferta per la salvezza nostra e del mondo intero, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e, alzando gli occhi al cielo, a te, Dio, Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione. Spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese questo glorioso calice nelle sue mani sante e venerabili. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. In questo sacrificio, Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. E offriamo alla tua maestà divina, fra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo
nostro Padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta, per le mani del tuo angelo santo, sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace. Anche noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte nella comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino e Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i santi, ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Questa sera il Signore Gesù ci prende in tre modi diversi. Ci prende per i piedi e ci fa cadere dalla nostra presunzione, dal nostro egoismo, dalla nostra presunta onnipotenza. Ci fa scoprire la fragilità dell'essere figli. Ci prende nello stomaco, nella pancia, attraverso il dono dell'Eucarestia, che la stragrande maggioranza di voi, fratelli e sorelle, oggi può soltanto ricevere spiritualmente, può soltanto desiderare ardentemente, per farci scoprire quanto essa è importante per il viaggio della vita. E ci prende alla testa, fate questo in memoria di me, rivivere ogni momento l'alleanza nuova ed eterna, l'alleanza fra Dio che è Padre e noi che siamo i suoi figli nel Figlio, Gesù di Nazaret. Egli ci ha insegnato la preghiera dei figli, quella preghiera che con le sue stesse parole stasera vogliamo ripetere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa,
e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Con un gesto degli occhi, un sorriso, un inchino, scambiamoci un gesto di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Preghiamo. O
O Padre onnipotente, che nella vita terrena ci nutri alla cena del tuo Figlio, accoglici come tuoi commensali al banchetto glorioso del cielo, per Cristo nostro Signore. Fratelli e sorelle, gli altri anni a questo punto eravamo abituati a fare la piccola processione che portava Gesù presente nell'Eucarestia all'altare della Reposizione, dove potevamo adorarlo per tutta la serata e tutta la notte fino alla celebrazione della Passione di domani, Venerdì Santo. Quest'anno, dato il modo in cui stiamo celebrando la Pasqua, l'altare della Reposizione non può essere fatto, perciò questa messa si conclude come ogni messa con la benedizione del Signore, che possa accompagnarci oggi e sempre in ogni giorno della nostra vita. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Accompagnati dall'amore del Padre, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio.